Buongiorno a tutti, eccoci al nostro appuntamento del venerdì per i nostri aggiornamenti. Vi chiedo come sempre un cortese accenno con un piccolo messaggio al fine di capire se si sente tutto bene, in modo che non ci interrompiamo poi durante gli aggiornamenti e poi partiamo. Allora, vediamo se qualcuno mi dà riscontro. Ecco, da questa parte, perfetto. Ok, allora partirei con un paio di aggiornamenti tecnici. Il primo è che a partire dal 4 aprile, quindi giovedì prossimo, no, tra 2 giovedì in realtà, quindi ve lo ricorderò ancora una volta. Il mercato contadino del giovedì mattina, che ora temporaneamente è sistemato nell'area dove c'è il mercato del sabato, ma nel lato nord, verrà spostato sul lato della sala civica proprio perché arrivando l'estate, in quella posizione proprio hanno il sole al dosso e avendo anche prodotti freschi, frutta e verdura, era meglio tenere in un posto un po' più ombreggiato e quindi hanno fatto questa richiesta e da giovedì 4 aprile, fino a che non finiranno i lavori della piazza, si sposteranno sul lato sud della piazza del mercato, quindi ecco, se arrivate, siete degli habitué di questo mercato, entrando al mercato non li vedete, non spaventatevi, guardate a sud e troverete il mercato. Sempre restando sul tema della piazza, proprio da poche ore questa mattina è stato riaperto il primo lotto dei lavori di riqualificazione, quindi il cantiere davanti ai negozi non c'è più, è aperto sia dal punto di vista dei parcheggi, quindi l'accessibilità ai parcheggi, ma anche la viabilità. Ora si procederà sul lotto 2, quindi l'altra metà strada verso il municipio e tutta la parte qua sul retro del comune, che è già in fase avanzata, diciamo così. Però ecco, stamattina è stato finalmente, seppur con un po' di ritardo e per questo ci scusiamo per i disagi, ma è stato riaperto questo primo lotto che è finito, o meglio, mancano ancora la segnaletica verticale definitiva e alcuni arredi, panchine, portabici e quant'altro che arriveranno nel giro di una decina di giorni. Però ecco, è stato tutto riaperto e devo dirvi che l'effetto stamattina nel vedere tutto pulito, tutto sgombro, tutto il lavoro finito, insomma anche il colpo d'occhio direi che merita e molti cittadini che erano lì presenti, che si sono ritrovati a passeggiare in questo spazio rinnovato, hanno apprezzato molto l'aspetto nuovo di questa prima parte dei lavori della piazza. Ripeto, la prima parte perché poi i lavori dureranno ancora circa un annetto per avere tutto il risultato finito. Però ecco, questo primo lotto per noi era fondamentale perché riqualifica di fatto il fronte dello spazio commerciale e in questa maniera, insomma, ecco, abbiamo completamente tolto i disagi proprio anche agli avventori dei negozi che ci sono e delle attività che ci sono lì. Quindi ecco, da oggi lì è aperto, persino un dispiacere vedere le macchine parcheggiate perché era davvero uno spazio molto molto bello per una passeggiata anche a piedi, ma comunque questo è un altro discorso. Altri aggiornamenti che ho per questa settimana riguardano invece il tema delle borse di studio, di cui ho già pubblicato anche una notizia ieri sulla mia pagina, ma anche il comune è già pubblicata anche su quello. Quindi da 2 giorni, dall'altro ieri, è aperto il bando per l'assegnazione delle borse di studio, degli assegni di studio, quindi fate circolare la voce. È aperto fino, mi pare, al 18 aprile alle ore 12. C'è la possibilità di partecipare per tutte le famiglie degli studenti che hanno i requisiti, ma comunque andate sul sito
del comune, e in home page trovate proprio bando per, nella sezione bandi, bando per assegni di studio, presentate la domanda in modo che poi, penso a fine mese, faremo la cerimonia per la consegna e quindi chiuderemo anche questa iniziativa che ormai si ripete tutti gli anni, a cui teniamo in modo particolare. Altri due appuntamenti: si chiude domani sera, sabato 23, il lungo calendario delle iniziative della Primavera delle Donne, e quindi siamo al quinto appuntamento ed ultimo con Elite Quartet in concerto. Domani sera, sabato 23 marzo, alle ore 20:30 in sala civica Camillo Togni, con le più belle canzoni pop scritte da donne nella storia della musica, da Enya a Lady Gaga, rivisitate in forma classica. E tra l'altro è una serata molto, non più importante delle altre, ma a cui teniamo molto, perché ci sarà la presenza appunto di questo Elite Quartet, di cui fa parte, anzi l'anima è Federica Quaranta, che ormai tutti conosciamo, una violinista lussaghese che ha partecipato anche al Festival della Musica, chiusosi il mese fa, e che è colei che fa parte appunto dell'orchestra del Festival di Sanremo, una professionista molto brava, e quindi per chi ama la musica scritta soprattutto dalle donne, domani sera chiudiamo questa rassegna con questo importante appuntamento. Domenica invece, Domenica delle Palme, quindi ci avviciniamo alla Pasqua, e nel pomeriggio, oltre alla processione delle palme di domenica mattina, ma nel pomeriggio alle ore 16 in chiesa parrocchiale ci sarà un bellissimo concerto, Concerto delle Palme, a cura del coro Calliope, il coro Calliope di Gussago, quindi non perdete questo importante appuntamento domenica prossima. Cioè domenica, scusatemi, tra 2 giorni alle ore 16 in parrocchia. Detto questo, vi comunico finalmente l'esito della classifica del concorso che ci ha visto protagonisti con questo meraviglioso capolavoro che ho alle spalle. Ci siamo classificati terzi, quindi un ottimo risultato, anche se ambivamo al secondo, ma va bene anche al terzo, l'importante era arrivare sul podio. Con 6.950 voti, quindi direi un buon risultato, soprattutto tenuto conto che partivamo con una competizione che vedeva 381 progetti a livello nazionale, per cui non è che siamo arrivati terzi su 4, ma terzi su 381, tra l'altro con progetti di caratura decisamente più conosciute e famose del nostro quadro, che ora diventerà anch'esso molto più conosciuto, ma appunto vi dicevo progetti come l'Altare della Patria di Roma, piuttosto che gli Uffizi di Firenze, per cui ecco, ce la siamo giocata direi bene. Primo classificato è arrivata l'Accademia Carrara di Bergamo, secondo le Biblioteche Civiche di Torino, e terzi siamo arrivati noi. Ecco, uscirà questa notizia nei prossimi giorni sui giornali. E poi riceveremo questo premio il 15 di aprile, questo riconoscimento che, come vi ho già detto più volte, è un riconoscimento di prestigio, non in denaro, ma tutta la campagna comunicativa che il Ministero farà su questi progetti, sui primi tre, favorirà sicuramente una maggior conoscenza a livello nazionale di questo quadro. E quindi questo era un po' l'obiettivo che lo volevamo raggiungere, quindi grazie a tutti voi che avete sicuramente votato sia nella prima fase che nella fase finale, e quindi un terzo posto che direi ci fa davvero molto molto piacere e ci rende anche un po' orgogliosi, perché no? Quindi ecco, questo era quanto avevo da dirvi oggi. Stanno andando avanti anche i lavori alla Santissima, manca veramente poco alla conclusione del cantiere, dopodiché avremo solo la parte dei restauri interni, ma quella diciamo così è una fase che non è così invasiva come i lavori di recupero, invece che sono nelle sue ultime fasi, quelle conclusive, mancano proprio il montaggio dei serramenti, le finiture degli impianti.
rifiniture del pavimento e poi la parte degli arredi che stanno comunque arrivando anche quelli. Quindi, come al solito, aspetto qualche vostro commento, qualche vostra domanda o richiesta in modo che io possa poi, se sono nelle condizioni, rispondervi. Allora, questi discorsi devono farli il prete, infatti non le nego che alle volte mi sento come il prete che fa gli annunci alla fine della messa, non so se prenderla come un complimento o se intendeva invece essere più ironico questo concittadino, ma non fa niente. Ritengo questo appuntamento e continuo a farlo, l'avevo già detto ai tempi del Covid, periodo in cui era nato questo appuntamento del venerdì, che a me fa piacere, è una mezz'oretta che dedico agli aggiornamenti ai cittadini, ma soprattutto la parte che mi interessa di più sono i vostri interventi e le vostre domande, alle quali, se posso, do sempre volentieri risposta. È un modo così per tenersi aggiornati, niente di più, quindi al di là del prete o meno, lo faccio molto volentieri. Vorrei sapere come mai c'è da pagare un'aggiunta, nel mio caso, di 11 euro alla Tari, mai successo prima, grazie. Ma allora, la Tari, se me lo dici in questi giorni, immagino sia riferita al 2023, cosa che tutti i cittadini hanno già pagato. Quindi, non so se questi 11 euro sono aggiuntivi a un accertamento che le hanno fatto perché magari si è dimenticato la Tari di qualche anno fa, o se invece nel 2023 lei ha avuto 11 euro di aggiunta, che possono anche starci perché nel 2023 ricordo che abbiamo avuto un aumento circa del 3% mediamente di tariffa. Anzi, vi posso dire che quest'anno 2024, dove le tariffe non sono ancora state approvate, quindi non è possibile che si stia parlando di quest'anno, dovrebbero mantenersi allineate all'anno precedente, anche grazie all'intervento che abbiamo fatto nel 2023 sulla contingentazione del numero dei sacchi, perché questo ci ha consentito di ridurre significativamente il quantitativo di indifferenziato prodotto, che è quello che poi costa di più e che pesa sulle nostre tariffe, e quindi non dovrebbero esserci aumenti. Però ecco, provi a verificare se è un aumento, una mora perché ha dimenticato l'anno prima, piuttosto che invece l'aumento, che ripeto è un aumento del 3-4% medio, non è che tutti hanno avuto il 3%, ecco, ci tengo a precisare anche questo. Allora, vediamo se ci sono altri interventi o domande. Io intanto che aspetto, vi ripeto, i due appuntamenti di questo fine settimana. Il primo è domani sera a chiusura della Primavera delle Donne con questo concerto a cura di Elite Quartet in Sala Civica Camillo Togni alle 20:30, e poi domenica pomeriggio alle 16 invece abbiamo il concerto delle Palme a cura appunto del nostro Coro Calliope. Tra l'altro vi anticipo già, poi ci vediamo venerdì prossimo e così ci scambiamo anche gli auguri di Pasqua. Ma il giorno di Pasquetta, così come è successo l'anno scorso, non potendolo organizzare la Santissima, i ragazzi dell'associazione Drops, che sono poi coloro che gestiscono il chiosco del parco Muccioli, organizzeranno una bellissima giornata di Pasquetta, quindi ve lo anticipo già, anche se sui social sta già girando questa comunicazione, però ve la ricordo e poi ve la ricorderò anche il prossimo venerdì. Allora, davanti alla casa di mia mamma c'è parecchia ghiaia creata dall'asfalto messo dagli operatori, un ciclista è caduto, ahia, si può far pulire il tratto, grazie. Allora, direi proprio di sì, la settimana prossima è l'ultima, quindi è previsto, è la settimana, diciamo così, dello spazzamento delle strade, quindi sicuramente saranno pulite, però ci terrei a capire in che via siamo, perché chiaramente se è molto al lato della strada, lì ci sono anche le macchine parcheggiate, è sempre un po' un problema, quindi magari a saperlo, sapendo la via,
organizziamo anche una pulizia un po' più dettagliata, perché so che in parecchie strade dopo il maltempo chiaramente c'è un po' di questa sabbia che è effettivamente molto antipatica e pericolosa, soprattutto per i ciclisti. Quindi ecco, se gentilmente Sabrina mi puoi segnare la via, io ne prendo subito nota. Allora, vediamo se ci sono altre domande. Eccone una: non ho avuto modo di vedere la piazza questa mattina, ma i parcheggi saranno o sono di scorario? Grazie. Assolutamente, già da stamattina con una segnaletica provvisoria, perché la segnaletica verticale, mentre quella orizzontale a terra è già stata pitturata, quella verticale arriverà nel giro di una settimana, 10 giorni. Ma il cartello ben visibile, provvisorio, del disco orario è già presente, proprio perché quei parcheggi anche prima dell'intervento erano a disco orario, e quindi continueranno ad essere così anche proprio per favorire una rotazione, perché il senso di quei parcheggi è soprattutto la possibilità di accedere alle attività lì presenti, quindi è giusto dare una rotazione, quindi saranno a disco orario come lo sono sempre stati. Qua mi dicono, mi sembra che sia molto di più del 3%, visto che ho pagato 115 euro e non sono mai stato moroso, è quasi il 10%. Allora, può essere, ho detto che il 3-4% era una media, però io adesso così, senza sottomano né la sua fattura né altri elementi, faccio fatica a dirlo. Però se prende un appuntamento anche telefonico con l'ufficio tributi, probabilmente le sanno dare la spiegazione. O capita ci sia magari un errore, le viene fatto anche il rimborso, perché può essere che nei calcoli ci sia anche qualche piccolo errore. Ecco. Allora vediamo, ecco, la sabbia in via Santa Liberata, quindi me lo segno in modo che tengano in evidenza questa zona, così come tutte le altre, per la pulizia appunto delle strade. Allora, vediamo se ci sono altri interventi. Io non ne vedo. Quindi ecco, ripeto, intanto che magari qualcuno pensa cosa chiedere o come intervenire. Ecco, una cosa che ho detto in apertura, quindi magari qualcuno che si è collegato dopo se l'è persa. Dal 4 aprile, quindi non il prossimo giovedì ma tra 2, le bancarelle del mercato a chilometro zero di Coldiretti, che sono qua in piazza il giovedì mattina e che temporaneamente, a causa dei lavori, sono spostate nell'area del mercato, nella zona nord, ecco, si sposteranno un'ulteriore volta nella zona sud, cioè dove c'è la sala civica. Questo perché con l'arrivo della bella stagione il sole che batte proprio su questi banchi, ci hanno chiesto gli operatori appunto se potevamo spostarli in modo da evitare questa esposizione al sole caldo, che, visto che hanno prodotti freschi, formaggi, salumi, ma anche frutta e verdura, non è proprio il massimo, quindi non ci costa nulla, e li sposteremo da quella parte della piazza del mercato. Questi poi rimarranno lì ovviamente fino alla fine dei lavori della piazza. Allora, sempre in piazza ci sarà o c'è un parcheggio per disabili? Ecco, già da stamattina i primi due parcheggi per disabili sono già tracciati sia a terra che verticalmente. Uno è dove è sempre stato, ovvero nei parcheggi davanti al sagrato della chiesa, mentre l'altro, che prima non c'era, è proprio davanti ai negozi. Quindi poi ce ne saranno anche altri, mano a mano che andiamo avanti con i cantieri, finiranno i lavori. Per il momento, comunque, ecco, sì, ci sono due parcheggi per disabili già segnati, già operativi, insomma, ecco. Poi, tra l'altro, nel progetto sono previsti anche parcheggi per
le motociclette, i motorini, gli scooter, e vi ripeto, i primi portabici invece arriveranno a giorni e verranno già posizionati nella parte che abbiamo ovviamente terminato. Ecco, su questo tema poi ve l'ho già detto prima, ma direi che davvero sono contento. Poi sapete che è una cosa, una questione anche un po' soggettiva, però insomma direi che questo primo lotto ha cambiato veramente il volto a questa parte, a questa porzione di piazza che è stata sistemata. E poi certo abbiamo un po' tutti la memoria corta, non ci ricorderemo a breve come era prima, ma chi si ricorda come l'abbiamo lasciata prima dei lavori, insomma, non potrà che, al di là del bello e il brutto, almeno prendere atto che è adesso funzionale, anche perché è una piazza completamente a raso, quindi abbiamo eliminato tutte le barriere architettoniche. Anche questo è un tema molto importante: non ci sono più dislivelli e non ce ne saranno più neanche quando sarà tutto finito. E questo è una parte, insomma, molto importante, oltre al fatto che davanti ai negozi abbiamo creato uno spazio di 4 metri abbondanti di percorso pedonale. Quindi prima, se vi ricordate, uscendo dal negozio c'era veramente uno spazio molto limitato e stretto, mezzo metro forse, di una sorta di un finto marciapiede, quindi c'era sempre il rischio che le macchine ti salissero sui piedi. Oggi invece abbiamo fuori dalle porte dei negozi 4 metri di spazio abbondante, tra l'altro se lo chiederanno anche a disposizione proprio dei negozi, se vorranno esporre qualcosa all'esterno potranno chiedere, ovviamente pagando il suolo pubblico, questo è normale, però ecco, è anche questo fine, insomma, di riqualificare, di vivacizzare la piazza del nostro centro. Allora, io non vedo altro, non vedo altre vostre domande, interventi, fatemi vedere bene qui. No, ecco, non c'è altro. Quindi, visto che non avete altro da chiedere, io vi saluto, vi auguro un buon venerdì pomeriggio, un buon fine settimana. Tra l'altro il tempo dicono che sia bello, ci sono anche questo fine settimana un paio di iniziative molto belle e interessanti, quindi sempre mi auguro di potervi incontrare anche di persona, e noi ci vediamo con il consueto appuntamento del venerdì, venerdì prossimo, stesso orario e stesso canale, proprio per questo momento di condivisione, di aggiornamento con voi cittadini. Quindi arrivederci tutti, ci vediamo venerdì prossimo.